Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una passione e una ossessione della nostra diversità. Questa per Giorgio Gaber era l'ideologia. Il cantautore milanese si spingeva ancora più in là con il suo puntuale catalogo di comportamenti e di oggetti del quotidiano, capaci di dare la misura di quanto si fosse di destra o di sinistra. Correva l'anno 2001 e oggi, in tempi di larghe intese di politica sul web, c'è ancora chi si interroga su cosa significhi la parola sinistra e quali siano i suoi riferimenti nella vita quotidiana. Per provare a dare una risposta alla domanda, l'Associazione Nazionale Riccardo Lombardi ha riunito intorno ad un tavolo al Circolo dei Lettori di Torino Luciano Canfora e Fabrizio Barca. Pensiero storico e teorie economiche per due interpretazioni del problema, con un punto di partenza comune. La parola sinistra non solo sta sparendo dal lessico quotidiano, ma lo stesso partito politico che dovrebbe incarnarne ideali e istanze, nel giro di poco più di 20 anni l'ha addirittura cancellata dal suo nome. Come ci ha spiegato Norberto Bobbio molte volte, ma tutti gli studiosi più seri, c'è una profonda distinzione fra fare a sinistra e fare a destra. Si può discutere che cosa si intende oggi, non con la parola sinistra, che significa progresso, significa soprattutto uguaglianza. Proprio in questi giorni leggevo sui giornali economici che l'1% della popolazione mondiale ha la proprietà del 40% delle ricchezze mondiali. Ecco, questo è un simbolo della diseguaglianza. Ora, la linea generale, gli ideali della sinistra sono l'uguaglianza. Ecco, quindi è esattamente l'opposto di quello che sta succedendo nel mondo. Per quello che ridiscutere anche così fra due persone di alto livello, uno storico, l'altro economico, il significato profondo di questa parola è necessario. Se non si chiarisce cos'è sinistra e quindi anche cos'è destra, non si interpreta la realtà, se non si interpreta la realtà non si ha una visione, se non si ha una visione non facciamo un passo avanti soltanto per uscire dal pantano in cui stiamo. Dire cosa è vuol dire essere di sinistra, vuol dire chiarire quali sono dei principi interpretativi del capitalismo, della democrazia, quali sono le priorità, il fatto che esistano ancora dei conflitti fra capitale e lavoro, sì, come esistevano 100 anni fa, in forme diverse, che esistono dei conflitti fra controllo del capitale e risparmio, sì, come in forme diverse, come esistevano 100 anni fa, che esiste una questione di partecipazione, che non è solo uno strumento, ma è un valore in sé. Se scriviamo 15 principi di sinistra, riusciamo ad avere una visione e quindi forse ci muoviamo. Ma teoricamente la sinistra, in Italia, se ci teniamo alle parole naturalmente, non alle persone, ma alle parole, è stata progressivamente cancellata perché c'era un grande partito di sinistra, si chiamava Partito Comunista Italiano, che si trasformò in Partito Democratico della Sinistra e questo era bello e interessante. Poi si trasformò in Democratici di Sinistra, poi si trasformò in Democratici. E quindi è venuto meno un epiteto importante. Se le parole hanno un peso, il segnale è non abbiamo più bisogno di chiamarci di sinistra. E invece io penso che la richiesta di giustizia, e se vogliamo anche di maggiore cultura per tutti, continui ad essere una richiesta di sinistra.